Sì. Da un po' di tempo diciamo che ci si è un po' arrugginita la vena, nel senso abbiamo messo talmente tanta carne al fuoco della magistratura che... Carne e pesce al fuoco. Certo, che se fosse una magistratura seria noi non avremmo più tempo di fare altro che seguire i processi, quelli già incardinati. Un attimo. E quindi per fortuna invece... In questo caso la ignavia della magistratura ci permette di procedere magari con un po' più di lentezza, ma andando avanti nella nostra azione di denuncia. Nel corso di questi ultimi mesi ne abbiamo fatte tantissime veramente di importanti. Una delle più importanti è stata quella a luglio di quest'anno, che ha anticipato, essendo noi ormai diventati come dei preveggenti, ha anticipato lo scompiglio che sarebbe giunto. Ecco, in questo caso ci vuole poco a essere preveggenti. Quando sei in un mare di melma, affondare è la cosa più banale di questo mondo. E quindi avevamo perfettamente capito e recepito dove andava a parare il cosiddetto provvedimento, decreto legislativo, sul bail-in, non sul bail-in alla genovese, ma sul bail-in, che significa esattamente la stessa cosa. Sì, forse in senso ancora peggiore, più grave, ancora più pesante, più porno. E allora che era successo? Che il signor Caro, nostro primo ministro, con tutta la sua compagine governativa e ausilio di parlamentari vari, ha prodotto questo decreto legislativo che appunto entrava in vigore il 1 gennaio del 2016, ma siccome con l'incalzare degli eventi delle 16 banche che stanno per fallire, le quali 4 in particolare erano di interesse personale loro, in quanto la Banca d'Etruria e del Lazio era di proprietà o comunque di dirigenza o comunque di maggioranza azionaria del padre della signora ministra Boschi, una bella ragazza che, come ho detto più di una volta, un bocciolo, un bocciuolo, mi dà l'idea di uno che non è abituato a lavarsi, ma è comunque un'idea mia personale, e penso per lei se mi dà questa impressione. Un bocciuolo, ecco. Va bene, allora questo bocciuolo, boccuccia di rosa. Insomma, questa signora ha fatto in modo di anticipare prima del tempo una legge, l'entrata in vigore di una legge, il che qualcuno mi dovrebbe dire se c'è un fondamento legale o una distorsione legale, perché tu la legge, una volta che l'hai promulgata e hai stabilito il giorno dell'entrata in vigore, non puoi né posticiparla né anticiparla, perché altrimenti dovresti fare una legge collegata in modo da giustificare la modifica che nel frattempo è intervenuta. Quindi la signora qua non ce la racconta giusta, come non ce la racconta giusta il signor... Il babbo della signora uguale, il babbo è importante. Allora... Il presidente di quella banca. Vale quindi questo discorso ricordare sempre che ci sono dei diritti di ogni cittadino e dei doveri di ogni cittadino, come ci sono diritti dell'amministratore e doveri dell'amministratore, molto più vincolanti dell'amministratore, perché l'amministratore non può far finta di non sapere, di non conoscere la legge, ma addirittura la deve amministrare, quindi figuriamoci se può permettersi di fare cazzate del genere. Quindi abbiamo previsto molto, diciamo banalmente, quello che sarebbe accaduto, ma noi avevamo previsto per il 1 gennaio 2016, non pensavamo mai che arrivassero a un tale punto di sfrontatezza di fare quell'azione di, diciamo, disconoscimento del proprio operato, anticipandone l'entrata in vigore pro domo sua, fra l'altro, perché non è che per le 16 banche hanno adottato lo stesso criterio, 4 banche sono rientrate in questo pacchetto, ma le altre 12 no, e quindi è lì il discorso che bisogna andare poi a approfondire.
perché mai hanno scelto quattro banche invece di tutte 16 o quattro, perché mandavano per aria completamente l'intero paese. È certo, a quel punto è certo. Che cazzo c'aveva, la rivoluzione finalmente si sarebbe scatenata. Ma comunque, noi a proposito di questa cosa siamo andati poi domenica, l'altro ieri, in piazza Montecitorio a vedere che cosa succedeva, e nonostante fosse che già da almeno tre giorni a tutti i blog che parlavano dell'argomento salvabanche io avessi mandato copia della nostra denuncia querela che abbiamo fatto a luglio del 2015, non c'è stato quasi nessuno che l'abbia ricevita, ho avuto rarissime risposte, solo uno o due che mi hanno diciamo, preavvertito che l'avrebbero poi depositata. Se poi l'hanno fatto o meno io questo non lo so, però quantomeno hanno diciamo, sono appalesati e hanno confermato la loro azione. La cosa incredibile poi in tutto questo è che nonostante avessimo quindi fatto tutta questa azione di indottrinamento, la maggior parte di quelli che stavano lì, 3, 4, 500 persone che erano lì davanti a Montecitorio, non si sa bene a che fare, a fare una specie di teatrino danzante, perché li hanno portati lì come sì, sfogatoio sì, psicologico, esattamente, per prenderli ulteriormente per il culo. Esatto, esatto. E lì c'erano, per diciamo contentino finale, le varie televisioni più o meno di Stato, più o meno di regime, che hanno cercato di fare una pseudo informazione, hanno fatto finta, non fatto finta di fare pseudo informazione. E quindi, tanto è vero che quando tu hai chiesto a uno di questi liberi operatori mi fate l'intervista? Lui ha detto: ma io veramente non potrei, devo chiedere, chiedi a quella troia di tua madre. Vabbè, insomma, ecco, questa è la situazione. Quindi tutto della serie, tutto quello che avviene nel mondo reale, quello che passa attraverso i media è falso, completamente falso, completamente mediato, completamente conformizzato al potere centrale. Cloroformizzato al potere centrale. Beh, insomma, di questa cosa volevo dire, perché abbiamo fatto questa denuncia a luglio passato e non avevamo fatto il video, e quindi questo andava, diciamo, detto, perché poi la cosa incredibile in tutto questo è che questa legge che recepisce questa direttiva europea appunto di aprile di quest'anno, adesso non mi ricordo il numero della direttiva, non mi viene in mente, e quindi questa direttiva prevedeva appunto questo bail-in, che è una distorsione logico, semantica, giuridica e politica di una valenza apocalittica, e cioè praticamente si stravolge con questa direttiva e questa legge il diritto, tutti i codici di tutti gli stati europei, ovviamente poi anche mondiali se sarà recepito negli altri, ma il diritto romano praticamente viene completamente rovesciato, della serie che tutto si riconduce al diritto basilare di possesso per poi far scaturire tutti gli altri diritti a cascata. E invece qui no, qui si stabilisce che io do i soldi in deposito diciamo pro tempore, semplicemente per garantirmi la conservazione del denaro, senza nessun utilizzo. No, perché ti costringono, anche perché mandano i soldi ormai, te li mandano via banca, il pensionato certo. Li riceve, quindi, soltanto se quindi se deve aprire li mandano sul conto corrente. C'hai dei soldi fermi, arrivano quei teste di cazzo prezzolati degli sportellisti che guadagnano i 30-40 euro in più per povero disgraziato che gli casca addosso, e propongono di fare investimenti su azioni. Dice: ma sai, tu sei correntista del Monte dei Paschi di Siena, come della Banca d'Etruria e del Lazio, dice, ma insomma sei cliente nostro da tanti anni, ti fidi di noi, allora perché non compri un'azione della banca, no, con cui tu lavori? Chi è quello scemo, la vecchietta, l'idiota che non dice di sì? Dicono tutti di sì, magari spendono solo 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, che pensano in qualunque momento io vado lì, lo liquidizzo e pago, e manco per cazzo. Tant'è che adesso questi signori che ci avevano... Ma c'erano molti che dicevano in televisione, una media, anche a noi, che avevano anche messo i loro risparmi, una media, di un'intera esistenza. Certo, ma in media comunque era attorno ai 10-12 mila euro,
cose, cifre irrisorie in sé, per cui questo hanno pensato queste cazzo di carognoni, questi cazzo di carognoni che abbiamo al governo. E cioè, tanto 10.000 euro in più o 10.000 euro in meno, che vuoi che gli faccia? Strilleranno un po' mentre glielo metto in culo e poi dopo si pacificano, no? Se, no, ma tanto è vero che poi l'idiota di turno, no? Sempre lui, l'idiota è uno solo, ha detto, ma tanto che gli ridiamo il 30%. E gli hanno detto, di momento... A quelli che hanno meno di 30.000 euro di reddito, di reddito anno. Momento, devo dire, se per siamo, cui daranno 10 milioni, se va bene, e se la sono scampata così. Allora, la cosa grave in tutto questo, come dicevo, è lo stravolgimento del diritto. Lo stravolgimento della base del diritto, che è il diritto di possesso. Quel che se io ti do mio, una cosa a te, quello che ti ho dato a te in prestito perché lo dovevi salvaguardare, guardare, tenere in cassaforte, tu non te lo puoi assorbire, vendere, e se fallisci lo Stato dice no, tu c'avevi un conto aperto con loro, eri azionista. Ma che cazzo stai dicendo? Se io sono azionista devo avere anche gli utili, devo avere anche i dividendi a fine anno, con quello che guadagnano le banche sempre, mi devi dare 10 volte quello che ti ho prestato, non un 2 o il 3%, e noi sappiamo bene quanto guadagna una banca. E che porta con tutto all'estero. Nero, con tutto in nero. Hai capito? Dalle varie Cayman, a cominciare dalla Banca d'Italia. A livello italiano. Che vogliono far credere che è la Banca d'Italia. A livello italiano, con una serie di calcoli molto, diciamo... Approssimativi, ma molto grezzi anche. E con Marco Saba, un 5-6 anni fa, 7 anni fa, avevamo ipotizzato che le banche italiane commerciali e la Banca d'Italia... diciamo evadessero completamente l'importo di un imponibile di attorno 8-900 miliardi di euro l'anno. Invece eravamo molto guardini al di sotto perché poi rifacendo una serie di calcoli appunto anche separatamente io e Marco Della Lu, Marco Saba, siamo arrivati a conclusioni analoghe, siamo più o meno attorno ai 2.000 miliardi l'anno di evasione. Senza dire, in nero, completamente in nero, di cui il fisco non sa nulla. Senza dire, fra l'altro, da noi allertato il fisco, il colonnello della Guardia di Finanza, ci ha detto abbiamo ordine di non intralciare. Allora, senza dire poi, e ve lo dobbiamo dire per i nostri amici che se stanno facendo una causa contro la loro banca, si devono ricordare anche che nelle varie transazioni che la banca fa col proprio cliente, sono tutte transazioni in cui la banca incassa dei soldi e sui quali non paga mai l'IVA. E questo è importantissimo. Mai, no, l'IVA è esente, le operazioni bancarie sono esente da qualunque tipo appunto, di tassazione, appunto. Non solo l'IVA. E le banche in pratica pagano solo sul loro bilancio effettivo una quota infinitesimale di quello che paga un qualunque cittadino. Esattamente. Quindi zero, praticamente zero, tasse zero. Vuoi far vedere la denuncia? Aspetta, non l'hai ancora fatta vedere. Aspetta. La cosa importante però da dire, concludiamo il discorso di questo, diciamo, pregressa denuncia che abbiamo fatto 4-5 mesi fa, e cioè che bisogna rimarcare profondamente questa vulnus del diciamo, diritto di possesso, ma del diritto in senso ampio e soprattutto del costrutto che sul diritto si fa della società. Se tu, la società è fatta per la difesa dall'interno e dall'esterno, cioè il motivo principale per cui una polis si aggrega e diventa una società è perché bisogna difendersi dal nemico esterno, quindi coalizzarsi in armi contro chi aggredisce, e soprattutto della sicurezza, della garanzia del proprio diritto di possesso. Se io ho un possesso non lo posso immaginare che domani arriva un testa di cazzo qualunque e me lo soffia e dice ma io ho fatto una legge apposita, ma che cazzo me ne frega a me della legge che ti sei fatta ad uso e consumo tuo, no? Certamente, una cosa, qua siamo alla follia assoluta. Arbitrio cioè, puro. Qua siamo al principe medievale che fa lo ius prime noctis, me ne frega un cazzo. Obblighi, certo. Il principe garantiva la sicurezza esterna, di quella marmaglia esterna, che, capito, se ne guardava bene, anzi era ben contenta di dare, hai capito, lo ius prime noctis in cambio
di quello che gli faceva il figlio. Anche perché magari gli nasceva il figlio che era bastardo del re e quindi aveva vantaggio il re a proteggere il figlio che era mantenuto da cittadino normale. Come certi altri che noi conosciamo, che sono stati allevati da personaggi alti funzionari di certi presidenti. Andiamo avanti. Allora, parliamo di oggi. Aspetta, no, chiudiamo e ne facciamo un'altra. Quindici minuti.